Sì, ok, tutto molto bello, ma a cosa serve l'Exoactive? Ciao ragazzi, sono Fani e oggi andiamo a vedere effettivamente sul campo a cosa serve l'esoscheletro di Festool. Facciamo un breve recap per chi non avesse visto il video unboxing, comunque ve lo lascio qui nelle schede. L'esoscheletro serve a sostenere le braccia e i pesi che abbiamo in mano durante lavorazioni, diciamo, un pochino scomode, come ad esempio avere le braccia a questa altezza o avere addirittura le braccia sopra la testa. L'esoscheletro sostiene questi lavori gravosi in modo da poter lavorare meglio, più comodi e a lungo. Comunque adesso andrò ad indossarlo un'altra volta, giusto per parlarvene ancora 10 secondi, non di più, e poi andiamo a vedere di utilizzarlo come si deve e non solo farvelo vedere così. È un pochino impolverato perché comunque l'ho utilizzato, l'ho usato, l'ho sfruttato, l'ho testato e quindi adesso vi farò vedere cosa ho fatto e poi ve ne parliamo, facciamo un breve recap. Adesso lo vado a mettere e ve lo faccio rivedere. Allora ragazzi, scusate, ma riguardando le immagini ho visto, perché non so per quale motivo il microfono non ha funzionato e quindi non posso, non c'è tutta la parte dove vi spiegavo cosa stavo per fare. Comunque sia, per chi mi ha seguito su Instagram sa benissimo cosa ho combinato. Ho ristrutturato un controsoffitto in cartongesso, ho eliminato i pannelli polistirolo che non mi piacevano, li ho puliti, levigati, verniciati, eccetera, eccetera. Dove ho usato l'esoscheletro? L'ho usato appunto per inizio rimuovere appunto i pannelli, quindi tenendo le mani alzate, successivamente per sostenere un attrezzo, una delle utensili che adesso vediamo, che è la Planex, e poi successivamente l'ho usato anche per stuccare e per verniciare, per imbiancare. Tutto questo l'ho fatto con l'esoscheletro di Festool. Ok ragazzi, siamo pronti, ho finito di togliere i pannelli, adesso andiamo a levigare i soffitti. Per levigarli, avete visto dietro di me c'è la mia levigatrice a stelo della Festool, la Planex, con plottarello, quindi adesso andremo a levigare appunto i soffitti, sempre aiutandosi con l'esoscheletro per tenere sostenuto appunto il macchinario in sicurezza e senza sforzi. Ho collegato anche l'aspiratore, così almeno siamo in casa e non ci preoccupiamo delle polveri. Comunque, bando alle ciance, andiamo a levigare. Bene. Avete visto uno stralcio, un qualche minuto di lavorazione, perché non potevo fare un video lungo 82 minuti, comunque sia stato molto utile appunto per l'utilizzo della Planex, che comunque ha un determinato peso, poi dover spingere magari un pochino contro il soffitto crea un pochino di sforzo, comunque tenere le braccia alzate, e poi l'ho usato appunto per stuccare, per imbiancare. Lì non ho fatto immagine, non vedete le immagini, perché comunque essendo un attrezzo diciamo in prova, e non personalmente mio, non volevo sporcarlo, quindi l'ho coperto, mi sono messo un sacco addosso, quelli da imbianchino, e quindi non aveva senso farvi vedere io vestito da fantasma. Comunque sia, è stato molto molto utile, soprattutto nella fase di stuccatura, perché tenere le braccia in questa posizione qui, magari per un'ora così, vuol dire. C'è chi è abbastanza scettico su questa cosa, ma secondo me è un attrezzo che va provato, non puoi descriverlo finché non lo provi. La cosa che secondo me è stata veramente, veramente, veramente comoda è questo supporto qua della testa, perché lavorare così, in questo modo, tenendo la testa appoggiata, è un attrezzo. Proprio, questa è stata proprio la cosa più comoda. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, facciamo un paio di considerazioni. Partiamo ad esempio dal classico perché comprarlo e perché no, che si usa tanto per le macchine. Perché non comprarlo? Non compratelo se siete degli hobbisti, non compratelo se siete falegnami, perché non vedo un utilizzo in falegnameria, a meno che non siate carpentieri che vanno a montare travi tutto il giorno. Non compratelo, non mi viene in mente altro.
Perché comprarlo, compratelo se siete professionisti che lavorano principalmente con le mani e le braccia alzate sopra la testa per parecchie ore al giorno, se siete professionisti che non vogliono arrivare a 60 anni con la schiena distrutta, se siete professionisti che hanno già la schiena distrutta e quindi vogliono tutelarsi un pochino, e per tutti quei lavori appunto che sono gravosi per la schiena e per le braccia. Io non capisco perché uno deve ammazzarsi, far vedere che è figo, che fai lavori così tutto il giorno quando ci sono degli attrezzi che possono aiutarci a renderci la vita migliore. Detto ciò, io vi ricordo che questo lo trovate in tutti i negozi autorizzati Festool. Andate sul sito se volete curiosare, se volete vedere tutte le caratteristiche nel dettaglio. Io comunque qui sotto in descrizione vi lascio il link al sito ufficiale di Festool e mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se magari l'avete già visto, chi come me ha avuto occasione di provarlo, se può darmi la sua opinione. Ho visto già nel video scorso qualcuno che dava la sua opinione senza averlo mai utilizzato. Ripeto, secondo me uno prima di dire la sua, ok, l'opinione ci sta, ah, secondo me è così, secondo me è cos'ha, ma dovete andare a provarlo. Provatelo, andate in un negozio Festool, cercate quello più vicino a voi. E testatelo, provatelo, mettetelo addosso e vi capite, perché vederlo così è una cosa, averlo addosso è un'altra, veramente un'altra cosa. Come io, la prima volta che l'ho usato e che l'ho indossato, che l'ho testato, è stato, cioè, fai proprio una faccia così, così. Quindi, anche stavolta, secondo me, Festool ha creato un prodotto veramente ottimo. Quindi, ripeto, se siete cartongessisti, avete visto nel video, cartongesso elettricista, perché io lo uso anche per mettere su dei faretti, che magari devi stare lì a fare un collegamento, magari per un quarto d'ora fare tutti i collegamenti di fila con le braccia così alzate, è utilissimo. Commentate, scrivete quello che volete qua sotto, io rispondo a tutti. Comunque vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, perché sono un pochino più attivo rispetto al canale YouTube e vedete anche molti retroscena, quindi chi è su Instagram sicuramente è un po' più avvantaggiato perché l'ha visto già da qualche settimana questo prodotto. Bene, iscrivetevi comunque al canale e noi ci vediamo al prossimo video.